Viene dalla Prussia. So che studia al Vaticano. Ma le sue parole paiono alquanto inadatte a quel luogo. Qualcuno vi dirà di accontentarvi della teoria celeste di Tolomeo, con le sue contorsioni matematiche di sfere danzanti intorno alla Terra. Ma perché ricorrere a formule tanto complesse, se non per nascondere una miriade di contraddizioni? Una logica errata va messa in discussione. Perciò viviamo per porci domande. Uccidetelo in fretta. Il Signore vuole che tutti gli studiosi siano morti entro sera. Se c'entrano i Borgia, c'entro anch'io. Continua così, amico. Pagherai per i tuoi peccati. Vete! Figlio di Peccolo! Lì, lì! C'è qualcuno che prende le nostre... Per prima cosa ti taglieremo quei piedi! Non lo vedo! Laggiù! Prendetelo! Laggiù! L'ho visto! Un'ora gratis al bordo! Dovrei far visita a mio fratello. Chi siete voi che difendete una causa non vostra? Uno che crede nella libertà. Ezio Auditore da Firenze. Ezio, qui mi chiamano Niccolò Copernico. Ho udito il vostro nome alla corte dei Borgia. Ma ora ho la prova che esistete per davvero. Il Vaticano vi accoglie, pur tuttavia le sue guardie vi attaccano. Mi credete uno di loro? A dire il vero non avreste torto.
Fino a ieri ero un templare. E oggi? I templari volevano che tacessi sui risultati dei miei esperimenti. E questo non posso farlo. I Borgia danno la caccia a voi e ai vostri amici. Ai miei colleghi. E mi sfugge il motivo di tanto accanimento. Trovate Copernico! Ma sarà meglio discuterne più tardi. Seguitemi. Seguitemi. Alt. Attendete. State vicino. L'assassino! All'assassino! Aiuto! L'esecuzione avverrà a Campo dei Fiori domani alla solita ora. Eppure ne assistono. Un attimo. Lassù sopra un... Perdonatemi, non venite sempre alle guardie! Dietro di me. Andiamo. Qui sarete al sicuro. E gli altri studiosi? Non sono certo di potermi fidare. Di cosa si può essere certi? L'acquisizione della conoscenza è un'impresa piena di rischi. È più facile restare nell'ignoranza che rischiare per la vera conoscenza. D'accordo. Illuminatemi. Portatela agli studiosi. Devono sapere della minaccia alla loro incolumità. Abbiate un po' di rispetto, idiota. Oh, ma che cazzo. Manda Copernico. Grazie. Assassino! Se ci tenete la vita!
sarà pericoloso. Figlio di... Ma cosa credete di fare? Coscienze del popolo e alimentarnela. Quelli con difficoltà motorie sono pregati di non chiedere l'elemosina davanti agli ingressi delle chiese. Un regolamento stabilisce da... State attento, amico! Prenda un accidente. Se non scendi diventerai un... Desideri approfondire la conoscenza della legge? Non vi vergognate! Da parte di Copernico, grazie. Della malaria a campo Mar. Sono sospesi i lavori del campionatore e polizia a Santa Maria del Popolo. Attente! Ehi, non vogliamo guai qui. Che diavolo sta facendo? I Borgia vi danno la caccia. Allora mi nasconderò. Grazie. Ma bravo. Dite. Fate largo alle guardie a cavallo. A tutti i cittadini che gli atti pubblici di ubriachezza e indecenza saranno tollerati entro certi limiti. E sono nei giorni di festa. Bruto, chi vi dà il diritto? Ehi! Hey! Organizzerà per sabato dei giochi festivi nella piana davanti a San Paolo fuori le mura. Leggete questa e portatevi il sacco. Lo farò, grazie. È un novello Romolo, siete cresciuto tra i lupi. Guardia! Tenete, da parte di Copernico. Grazie. Ho consegnato tutte le lettere. Mentre eravate via, ho determinato la probabile cagione di questi strani attacchi. Il maestro del Sacro Palazzo. Chi sarebbe? Un domenicano nominato dal Papa per sovrintendere alla purezza della filosofia teologica. Non ha mai apprezzato i miei studi.
E ora che ho tradito i Templari, vuole attuare la sua vendetta. Dove posso trovarlo? I cardinali in genere si riuniscono qui vicino. Seguitene uno. Al maestro piace salutarli. Forse udrete qualcosa che confermi la mia ipotesi. Modi. Sarà bene che vi diate una calmata. Che uomo bizzarro. Dio del cielo. Casi di cedimento di pali in qualche modo indeboliti. Il cardinale Soderini ha ordinato la costruzione di una piazza davanti al suo palazzo a Ponte a beneficio di tutti i romani. Le case attualmente presenti saranno... E ricorda ai pellegrini di evitare, dopo il tramonto, i ponti e le taverne vicino ai rioni di Riva e Trastevere. Le guardie stanno cercando di spegnere i recenti focolai di violenza, ma non possono garantire la vostra sicurezza.
Pazzo, per forza. Maestro. Giuliano, avete nuove su Copernico e gli altri? Nulla. Quei folli. Vomitare sul popolo le loro teorie. Riusciamo a malapena a frenarlo così com'è. Ho inviato le migliori guardie a occuparsene. Confido che sarà un lavoro rapido. Ah, devo fermarli. E ti diamo un bel premio, magari per la tua idiozia. Tra noi per renderci la vita insopportabile.
Stare in forma. Appella tutti i romani affinché facciano attenzione nel rimuovere mattoni. Ehi, un po' di rispetto tra gente civile. La settimana scorsa è crollato un'intera sezione del Colosseo. Non ho mai visto nulla di simile. Che buffone, non provate. Per la barba di San Giovanni. Ha coraggio da vendere. Si trova oltre il Tevere, a Campo Marco. Bene, non
Dicevate il vero. Il maestro intende uccidervi. Non fermerò le mie ricerche solo per i suoi soprusi. Stanotte c'è un'eclissi e io ho intenzione di registrarla. Ma il maestro vi dà la caccia. Meglio morire illuminato che vivere nell'ignoranza. La sua fine giungerà assai prima della vostra. Vai, vai! Avanti, amici! Ora il metallo si paga di più! Grazie! Andiamo! Alle nuove miniere! Accorrete! Respirare profondamente! Le palle dovrebbero tornare a loro! Dovremmo applicare dei livelli nelle caserne! La verità non si può fermare con un bavaglio. Il popolo è pigro. Crederà a ciò che gli diremo di credere. Ho mandato il mio uomo migliore a trovare Copernico. È troppo tardi ormai. Requiescat in pace. Ma certo, e ora vi credete che di parlare? Buonasera. Ma siete anche come... Il consiglio rionale chiede a tutti i bavaglieri di parcheggiare le proprie carrozze in maniera responsabile. Le guardie hanno ricevuto ordine di rimuovere i veicoli dei trasgressori. Se non sopravvivranno a lungo. Prendete!
Non è meraviglioso il mondo? In parte. Non siate tanto emotivo. Scoprirete che così tutto ha più senso. Può essere. Cesare si crede il centro di tutto, ma rimane in posizione periferica, come tutti noi. Sapete che probabilmente il punto mediano dell'universo è il Sole e non la Terra? Io osservo i moti della Luna e degli astri e non posso fare altro. Quante cose mi restano ignote. Quest'epoca della ragione non è che l'inizio di qualcosa che non giungerò a vedere. Un giorno riusciremo a influenzare il mondo, a servirci della volontà per sfruttare la luce e forse anche per toccare il cielo. Ma sto anticipando troppo. Prima dobbiamo assicurarci che sia il sole al centro di tutto. Ciò che dite mi sembra plausibile. Diffidate della mia parola. Non ho prove. Per ora. Buonanotte, Ezio. E grazie.